Sono destrorso, ma scrivere con la mano sinistra per me non è una novità. Infatti, intorno alla quinta elementare, caddi e mi ruppi il braccio destro. Di conseguenza, se volevo scrivere o disegnare, dovevo utilizzare la mano sinistra. A distanza di quasi 20 anni, cazzo, 20 anni, vorrei tornare a scrivere con la mano sinistra in maniera decente e fluente. Ma come si può imparare a scrivere con la sinistra? Partirò dalle basi, con quello che mi fecero fare all'elementare quando inizi a scrivere, ovvero ricopiare le lettere dell'alfabeto. In questo caso iniziamo dalla A. Inizio a sentire dei fastidi alla mano dopo aver seguito 250 A, ma continuiamo. I primi 360 sono andati, andiamo avanti. Dopo aver eseguito 1800 A, partiamo questo secondo giorno con la B. Di quanto cazzo sono british. Vi dirò, questa B da eseguire è non facilissima a causa delle pance, però non molliamo un cazzo. Fatte anche 1800 B. Ad esclusione di qualcuna un po' più incerta, però dai. Direi che posso passare alla C. Visto che la C mi viene abbastanza naturale, mi fermo a 1080 ed inizio a lavorare sulla Di Domodossola. anche la D mi riesce decentemente, quindi passiamo alla E. Giorno 3 su come diventare mancino. Ieri ci eravamo fermati alla E, quindi oggi ripartiamo dalla E. È ovvio! Nietta, che c'è? Sto registrando. Opla! Saluta mia, saluta la camera. Dopo aver eseguito 1080E, 360F, che sono simili, 360H, di una semplicità unica, e 720G, che non ho naturalmente ripreso le fasi di trascrizione, stupidamente, andiamo avanti veloci con i prossimi giorni, anche perché sennò questo video diventa infinito. Il quarto giorno l'ho dedicato alle lettere L, M, N ed O. Quinto giorno di questa mia challenge. Sono andato avanti con la P, la Q, la R e adesso sono alla S, dove addirittura ho cambiato anche il formato di carta. Non vado a spese. Giorno 6. Prima di tutto iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto per non perdere i prossimi video. Ma torniamo a noi. Giorno 5 l'ho concluso con 1252S. Quindi finiremo questo alfabeto con la T, la U, la B e la Z. Finalmente vedo la fine. Signori, ci siamo! Siamo al giorno 7 e dopo aver scritto 14.212 lettere con la mano sinistra, è il momento di confrontarla con la mano destra. Quindi chiediamo al nostro amico ChatGPT di darci 30 parole e facciamo questo confronto. Apro l'applicazione, indicami 30 parole italiane. Queste sono le 30 parole, ve le indicherò qui sullo schermo e mettiamo a confronto la mano sinistra con la mano destra. Individuate le parole, andrò a mettere sul lato destro quelle che scriverò con la mano destra, mentre sul lato sinistro quelle che scriverò con la mano sinistra. Amore, sole, mare, forza, bellezza. Perfetto, ora vediamo il risultato di questi giorni di allenamento con la mano sinistra. Vi dirò. Pensavo peggio. Come potete vedere non è molto fluente la scrittura, però diciamo che malissimo non è, ad esclusione di alcune parole come ecco, armonia, amicizia, musica e creatività, mentre girando la pagina c'è conoscenza. Per il resto, secondo me, con un pochino più di pratica potrei farcela. Il video si chiude qui, fatemi sapere se vi è piaciuto, cliccate like e iscrivetevi al canale. E mi raccomando, fatemi sapere nei commenti se voi siete capaci a scrivere sia con la destra che con la sinistra. Ciao!